Ciao a tutti ragazzi, eccoci qua. Allora, io sono ovviamente felice per la vittoria ed è la cosa più bella che vado a dire, perché vincere dopo purtroppo una delusione come quella dell'altro giorno, delusione abbastanza importante, diciamo la verità, per l'uscita dalla Champions, era assolutamente il modo di ricominciare il tutto. È ovvio che qualche strascico ancora rimane e dall'altra parte è ovvio che questa partita con la Salernitana non può cancellare tutto magicamente come una gomma, non è possibile. Purtroppo quelle sono cose che rimangono e rimarranno lì e probabilmente per tanto, tanto tempo. Quindi portiamoci a casa la vittoria, che era la cosa migliore che si poteva fare, l'abbiamo fatta e adesso siamo a un punto dall'Inter con la prossima partita Juventus-Inter. Questa sicuramente deve essere il nostro focus principale, anche un po' la nostra benzina, la nostra energia. Come al solito c'è OneFootball da scaricare qui sotto in descrizione, app gratis, sponsor del canale YouTube, che vi permetterà di analizzare al 100% quello che è il post partita di questo Juventus-Salernitana e ovviamente monitorare anche il derby di Roma che si giocherà tra pochi minuti. Scenderanno in campo e sarà sicuramente una partita spettacolare. Poi ovviamente tutte le squadre sono racchiuse su OneFootball. Partiamo dall'umore, no? Perché io sono, ripeto, felicissimo di quello che è il risultato, di quella che è la partita che portiamo a casa. C'ho però un senso di, non lo so, quasi come, mi sento un po' incompiuto, mi sento un po' bicchiere mezzo vuoto piuttosto che mezzo pieno. Voi, perché come vi dicevo non è la partita con la Salernitana che andrà a cancellare, soprattutto perché non ho ottenuto la risposta che volevo, perché ne abbiamo parlato anche nel video prepartita e vi ho detto: ragazzi, oggi vorrei vedere una reazione nervosa, psicologica, forte da parte della Juve. E per quanto il primo tempo sia stato giocato molto bene, purtroppo nel secondo, ancora una volta, abbiamo assistito a queste cosine fatte un po' così, questi secondo tempi un po' così, un po' ballerini, completamente diversi dal primo, in cui non riusciamo a dare continuità di prestazione, di atteggiamento soprattutto, rispetto a quello che facciamo vedere nella prima metà della partita. Mi riporta un po' alla mente quello che succedeva nella prima parte di campionato, a inizio anno, anche solo la partita col Milan, mi ricordo, facciamo allo stadium, facciamo un ottimo primo tempo, andiamo in vantaggio, poi prendiamo gol su calcio d'angolo dopo un secondo tempo un po' così, nel quale abbiamo anche subito tante palle gol del Milan. Mi ricordo un tiro di Kalulu, mi pare, parato da Szczęsny. Mi sembra di rivedere le stesse cose e mi sembra di andare a toccare un po' gli stessi tasti che ho toccato con la Samp la partita prima del Villarreal, dicendo: ragazzi, arrivati a questo punto, se ancora una squadra come la Juve va a regalare delle vere e proprie opportunità, delle vere e proprie occasioni agli avversari, diventa pericoloso. Diventa pericoloso perché poi quando arrivi in Champions, se regali quel qualcosa all'avversario, vai a casa. Che è esattamente poi quello che è accaduto. E anche oggi mi è parso vedere diverse problematiche proprio da questo punto di vista. Oggi, scusatemi, voglio essere un pochino cattivello. Un pochino cattivello perché il dente dell'altro giorno, a differenza di Torreira ieri sera, il dente dell'altro giorno di eliminazione non mi è ancora caduto. È ancora qua che dondola, è ancora qua dolorante, fa male. E ci vorranno tante altre prestazioni, tanti altri risultati positivi per farmelo un po' cadere. Poi ci sono ovviamente le cose positive, perché le cose positive ci sono, però andavano sottolineati questi elementi proprio perché almeno io ho questo senso di non soddisfazione al 100%, proprio perché ho rivisto la squadra che sì, ti fa un buon primo tempo, sì, va in vantaggio per 2-0. Un'altra cosa che mi dà fastidio è non riuscire mai ad avere una partita nel quale sono veramente tranquillo verso la fine, perché abbiamo tot gol di vantaggio. Anche oggi 2-0 al 30esimo, non riusciamo ad andare sul 3, non riusciamo ad andare sul 4, nemmeno in casa contro l'ultima in classifica. Sono cose che a un certo punto le senti dopo una stagione in cui questa cosa non l'hai mai fatta. E certo, non è che se 3 giorni fa usci dalla Champions con la mia disastrosa, oggi ti trasformi, però conto è la Champions League, conto è l'ultima in classifica in Serie A in casa tua. È vero che sei in totale emergenza, come sempre, hai sempre un sacco di giocatori fuori, però quel qualcosa in più secondo me oggi ci poteva pure stare. Poi ripeto, soddisfattissimo della vittoria e della risposta nel primo tempo, nel secondo invece abbiamo ancora tanto da lavorare. La cosa principale bella da dire è che né Vlahovic né Morata, che erano diffidati, hanno preso il cartellino giallo. Invece purtroppo sì, Pellegrini, che era diffidato. Tra l'altro Pellegrini secondo me oggi è autore di una bellissima partita, ma poi ne parleremo domani nelle pagelle. Quindi molto bene al gol di Dybala Vlahovic,
per Vlahovic gol e assist, nonostante un gol clamoroso che si è mangiato nel primo tempo, quando abbiamo macinato tante palle gol abbiamo avuto un gioco molto efficace perché arrivavamo spesso in area. Poi nel secondo invece abbiamo un po' ballato, abbiamo preso diversi tiri verso lo specchio della porta in cui Szczęsny ha detto ancora una volta eccomi qua presente, ci penso io a salvarvi. Ha munito pure Allegri oggi, una scena abbastanza inusuale. E un'altra cosa che non mi è piaciuta, non dico tanto dall'inizio, ma anche dall'inizio si poteva fare, però in un momento davvero di emergenza in cui hai fuori praticamente tutto il reparto, non tanto per Danilo a centrocampo, perché secondo me Danilo è un giocatore intelligente, lo sapete, a me piace tantissimo Danilo, e anche davanti alla difesa oggi non ha fatto una brutta prestazione, ma anche di questo parleremo nelle pagelle, quindi non dico tanto dal primo minuto, anche se si poteva fare, però in un momento di esigenza così grande, qualche minuto prima si poteva buttare dentro il povero Miretti, che addirittura è entrato e non ci crede neanche lui, dice io devo entrare davvero io, perché poi diventa un dispiacere. Io non sono uno di quelli che pretende i giovani titolari al primo minuto, per giovani intendo quelli vivi, no, non lo pretendo, però ci sono anche degli spot durante la stagione in cui qualche minuto in più si può regalare. Poi lui sarà sicuramente stato felicissimo, contentissimo, esordio in Serie A in una partita in cui allo Juventus Stadium vinci, non prendi gol, te la godi, una roba che ti godi, ti ricordi per tutta la vita. Quel piccolo senso ancora di bicchiere mezzo vuoto lo avverto nel fatto che la partita anche oggi ti permetteva probabilmente qualche minuto in più, e addirittura se non abbiamo quei blackout, quei corticircuiti, e continuiamo a rimanere dentro la partita, continuiamo a fare la partita che sappiamo fare, perché la sappiamo fare, probabilmente arrivi addirittura oltre a questo 2-0 e quindi hai ancora più minuti da dedicare a questi ragazzi. Ma proprio perché oggi, ragazzi, cioè, avete visto i due gol che ha preso la Salernitana? Cioè, poveracci, ha preso due gol veramente che è stata una roba imbarazzante, eh? Diciamo le cose come stanno, e tante altre volte hanno rischiato perché hanno fatto degli errori grossolani. Poi noi non siamo stati freddi, cattivi, bravi a trovare più gol di vantaggio. Oggi la Juve poteva veramente andare e dilagare, e proprio per questo, anche per questo, dopo tutte le palle gol che hai e dopo un primo tempo giocato come quello dell'altra sera dove le palle gol le hai avute ma non le hai buttate dentro, queste non dico che debbano essere allenamenti queste partite, però sicuramente devono darti quel senso di crescita. Cioè a un certo punto, se arrivi 10 volte in area di rigore e la butti dentro solo 2 in un primo tempo, poi il secondo non ci arrivi mai, per forza di cose poi il tifoso non vede questo senso di squadra perfettamente in crescita. Attenzione, ribadisco, siamo a meno 1 dall'Inter, che se me l'avessero detto a gennaio, a dicembre o a novembre, una roba del genere, gli avrei detto dai, per favore, vai a rinchiuderti in un centro di disintossicazione, una parola difficilissima, o recupero, sei ubriaco, sei fatto, non lo so, è impossibile. Eppure ci siamo, quindi per forza di cose è tutto riguadagnato, è tutto di positivo. Adesso c'è lo scontro diretto in casa nostra, speriamo di vincere il primo scontro diretto della stagione, il primo scontro diretto della stagione per superare l'Inter. Sarebbe veramente qualcosa di incredibile arrivare almeno in terza posizione e poi vedere se Napoli e Milan mollano qualcosa e arrivare almeno in seconda posizione. La partita oggi molto bene, però non benissimo, ci manca sempre il centesimo per fare l'euro. Poi ovvio, quando si vince io sono sempre soddisfatto, però non sono completamente felice, proprio perché le risposte che cercavo in un banalissimo e normalissimo Juventus Salernitana oggi non le ho ottenute, o almeno non le ho ottenute al 100%. Fatemi sapere se è solo una mia sensazione oppure è così anche per voi, ma forse fa ancora male quell'eliminazione e mi impedisce di essere davvero felice.